Siamo alla vigilia della Festa della Liberazione e i consiglieri, come sempre, parteciperanno a molte iniziative sui territori, ricordando quel 25 aprile del 1945 e valorizzando le istanze di libertà e di pace che da esso derivano. Ci sarà anche il Presidente della Repubblica in Val di Chiana, a Civitella. Case Popolari, il dibattito prosegue con nuove proposte dei consiglieri, un altro confronto in aula. L'Assemblea alla fine approva il piano regionale di cessione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica deciso dalla Giunta. Faremo un'analisi della situazione nel suo complesso. Sul centro per la disforia di genere di Careggi, dopo che gli ispettori del Ministero hanno concluso il lavoro e hanno inviato la relazione alla Regione, si è riunita la Commissione Sanità del Consiglio regionale, che ha ascoltato anche l'assessore regionale e la direttrice di Careggi. Vedremo l'esito del dibattito e le iniziative che adesso saranno prese. L'omaggio a Francesco Nuti coinvolge anche l'Assemblea, che dà il suo contributo alle due serate dedicate all'attore, regista e comico toscano. Sarà una delle iniziative di cui parleremo oggi, non certo l'unica. Prima della prossima seduta del Consiglio si sono riunite le commissioni, che hanno discusso diversi atti che riguardano tra l'altro la sanità, i diritti, gli appalti pubblici. Siamo nel periodo della par condicio in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno e così questa trasmissione, che naturalmente garantisce sempre il pluralismo delle voci della politica, cambierà un po' la sua forma. Non indicheremo infatti più i partiti, ma soltanto i nomi dei consiglieri. Ci siamo alla vigilia del 25 aprile e si moltiplicano gli appuntamenti per celebrare la Festa della Liberazione in tutta la Toscana. Ci sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giovedì a Civitella, in Val di Chiana, luogo dell'eccidio nazifascista in cui morirono quasi 250 persone. Ed è un anno, questo 2024, che assume un valore particolare anche perché segna l'80° anniversario delle stragi più cruente compiute dai nazifascisti nella nostra regione ed è aperto fino al 22 aprile allora il bando per il sostegno economico a comuni e associazioni proprio per commemorare le stragi e rendere omaggio alle vittime. L'erogazione complessiva ammonta a 300.000 euro. Questo è motivo di gioia, di orgoglio, sapere che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scelto la Toscana per poter celebrare il 25 di aprile è qualcosa che mi emoziona. Noi abbiamo fatto approvare in Consiglio regionale una legge per ricordare l'80° anniversario della liberazione delle stragi nazifasciste. Abbiamo fatto avere al Presidente Mattarella questa legge. Stiamo lavorando a editare un libro che raccolga tutte le stragi nazifasciste, perché nel tempo in cui mancano e vengono a mancare gli ultimi testimoni di tanta barbarie, tanta violenza, di quella guerra che ha segnato la vita delle nostre famiglie, spetta a noi essere amplificatori di memoria. E quale amplificatore maggiore se non la voce e la presenza del Presidente Sergio Mattarella? Ricorderemo quello che avvenne a Sant'Anna di Stazzema nell'estate del 44, ma anche tanti altri episodi tragici. Nei giorni scorsi, proprio qui a Palazzo del Pegaso, era stato presentato un romanzo di Corrado Leoni sui partigiani toscani, quelli che combattevano vicino alla linea gotica e che, scrive l'autore, non erano né santi né eroi. Quindi un 2024 che ci impone una riflessione che riguarda il passato, riguarda la storia, ma riguarda anche l'attualità dei nostri tempi, connotata da guerre, da odio, rispetto alle quali i valori invece della resistenza devono essere sempre testimoniati e tenuti presenti. E quindi l'opera oggi di Corrado Leoni per noi è preziosa proprio perché ci invita a fare questo ancora una volta e quindi il grazie del Consiglio regionale per aver voluto questa presentazione qui da noi, sperando di poter mandare un messaggio ai tanti giovani che potranno leggere la sua opera, leggere sui giornali che cosa abbiamo fatto oggi e portare un messaggio di pace dentro di loro. Appuntamento a venerdì prossimo per vedere allora le immagini di alcune iniziative, per sentire le opinioni dei giovani coinvolti, per valorizzare il ruolo dei partigiani e della resistenza nella difficile conquista della nostra libertà, come racconta appunto nel libro presentato qui lo scrittore Corrado Leoni. È il frutto di tante riflessioni, no? Perché si studia la storia, si legge, ma ci si ferma poco a riflettere, no? Allora poi vabbè, io da bambino ho vissuto un po', dal racconto dei miei, queste persone un po' strane come erano i partigiani, perché erano un po'
cresciuti nel mondo contadino pastorale, no? Poi andando avanti, sentendo anche le testimonianze e leggendo quello che hanno scritto magari i partigiani sulla loro vita, ho trovato un filo sempre di tentativo di comunicazione, mai di odio. Allora, poi c'è chi li fa eroi, chi li fa santi, chi qua. Allora ho detto, era gente comune, quindi partigiani non santi significa gente comune. Nelle ultime due sedute il tema degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è stato al centro del dibattito in aula. Le proposte delle opposizioni sono state tutte bocciate, anche quella che prevedeva una spinta ulteriore all'alienazione di questi immobili. In Toscana ci sono 4.800 alloggi popolari vuoti perché non abbiamo i soldi per poterli ristrutturare e quindi darli a chi sta in graduatoria da anni. Noi chiediamo di fare un grande piano di riscatti riservato soltanto a coloro che stanno negli alloggi popolari in maniera continuativa da almeno 18 anni, con i soldi che si recuperano dal far riscattare l'alloggio popolare da chi già ci sta dentro, possiamo ristrutturare tutti i 4.800 alloggi popolari vuoti e consegnarli a chi sta in graduatoria e costruire di nuovi. È una proposta di buon senso. Ecco alcune ragioni del no della maggioranza dei consiglieri. Il tema ERP trova una risposta se si riescono a trovare risorse per aumentare questo patrimonio. Vendere il patrimonio, a casa mia, vendere non vuol dire aumentare il patrimonio, ma vuol dire ridurlo, tant'è che noi, i dati che ci hanno portato è che comprare una casa nuova ci vogliono 3 vendite. Questo è il rapporto che c'è tra le vendite, i prezzi ERP che sono agevolati e l'acquisto di nuovi alloggi, quindi vuol dire impoverire il patrimonio ERP. E comunque sia, al di là delle volontà di tutti, sono tutte insomma, quelle proposte che sono venute dall'opposizione, sono proposte di bandiera. Respinta anche una proposta che chiedeva nuovi protocolli con gli stati esteri per consultare i catasti stranieri. È stato invece approvato, quasi all'unanimità, il piano regionale di cessione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica aggiornato, articolato nelle proposte di cessione formulate dai comuni in forma associata. Ma qual è l'entità di questo patrimonio nel suo complesso? Vediamo. Sono 50.000 gli alloggi ERP compresi in 5.871 edifici. Sono molti meno di quelli di cui ci sarebbe bisogno, dicono gli osservatori. E poi la maggioranza di essi è vecchio. Ecco i dati, il 54,2% è stato realizzato prima del 1970, il 37,4% tra il 70 e il 2000, solo l'8,4% dopo il 2000. Ogni alloggio in media è abitato da 2,38 persone. Gli inquilini sono in totale 107.744. Nel 2022 le nuove assegnazioni erano state 1.029, 2% in più dell'anno prima. Ora c'è un nuovo piano annunciato dalla Giunta. Il primo intervento di 29 milioni e mezzo prevede la realizzazione di 150 nuovi alloggi. Il secondo, da 10 milioni, sarà rivolto al patrimonio esistente e permetterà il ripristino di 500 alloggi attualmente sfitti. Prima si interverrà su quelli vuoti. Il piano regionale per la casa include altri 50 milioni per realizzare abitazioni ERP. Gli interventi permetteranno di assegnare 500 nuovi alloggi. Alle risorse pubbliche si aggiungono quelle dei gestori ERP per circa 65 milioni destinate alla manutenzione del patrimonio edilizio. Il pacchetto di interventi si completa con i fondi complementari al PNRR più di 90 milioni, grazie ai quali si interverrà sulla manutenzione, l'efficientamento energetico e il miglioramento sismico di circa 2.700 alloggi. Vediamo il lavoro delle commissioni. A maggioranza nella prima viene approvata la proposta di legge della Giunta per riorganizzare il sistema degli appalti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti. Introduce tra l'altro la figura di responsabile unico di progetto in sostituzione del responsabile unico del procedimento. Molto attiva la terza commissione per la sanità e le politiche sociali, che intanto ha esaminato la proposta di legge sempre della Giunta sulla figura dei caregiver, letteralmente prestatori di cura. Queste norme definiscono i suoi compiti e la sua
presenza all'interno dei percorsi sociosanitari di presa in carico delle persone non autosufficienti o con disabilità, riconoscendogli un ruolo nell'ambito dei piani assistenziali individualizzati o del progetto di vita. La legge individua anche una rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali. Poi prevede che il centro di ascolto regionale fornisca al caregiver familiare un servizio telefonico di informazione, orientamento e un supporto psicologico. La stessa Commissione ha continuato a esaminare l'organizzazione degli ambiti territoriali e delle zone distretto nell'area delle colline metallifere, comprese tra le province di Siena, Grosseto, Pisa. E poi si è riunita la quinta Commissione, quella per la cultura e l'istruzione, che ha votato a favore dello schema di proposta di modifica statutaria della Fondazione Museo Richard Ginori e della Fondazione Palazzo Strozzi, proposte sempre dalla Giunta regionale. Volontari protagonisti nelle situazioni di emergenza, anche naturalmente nell'alluvione di novembre. Il Consiglio regionale ha già riconosciuto pubblicamente i meriti delle associazioni. Ora ha dato un premio a Swift Water Rescue Team per l'impegno e la professionalità dimostrati nelle emergenze alluvionali. In Toscana, Agostiniani in terra di Siena è una mostra itinerante di incisioni, libri antichi, acquerelli, prevederà nei prossimi mesi a partire d'agosto una serie di convegni e giornate di studio su Sant'Agostino e sull'importanza dei monaci agostiniani in quel territorio. C'erano diversi sindaci e amministratori locali, è intervenuto anche il presidente dell'Istituto di Valorizzazione delle Abbazie Storiche Toscane. Per noi è una grande occasione questa, perché noi diamo l'avvio con questa occasione, con questa manifestazione, in realtà ad un trittico che ci vede coinvolti quest'anno appunto sull'ordine agostiniano, il prossimo anno sull'ordine benedettino e poi nel 2026 sull'ordine francescano. Per noi in realtà questa manifestazione avrà rilievo non soltanto locale o provinciale, ma in realtà anche nazionale, perché ci stiamo confrontando e stiamo coinvolgendo vari enti, vari ambiti, tra cui vari ambiti di lavoro e vari enti, tra cui il Rotary Club, le due diocesi, più province, non solo il Consiglio regionale, appunto, tanti comuni. Quindi per noi è un'occasione di vanto. Tra l'altro a Montepulciano c'era un polo, potremmo dire, assai importante per quel che riguarda l'ordine agostiniano nel sud senese. L'Istituto, insieme a Rotary, collabora alla realizzazione di questi eventi. A promuoverli la Società Bibliografica Toscana. Evidenziamo l'aspetto bibliografico, essendo una società che, un'associazione che si occupa di libri, non solo di libri antichi, ma soprattutto di libri antichi, e quindi della divulgazione delle conoscenze relative a questa materia. Abbiamo tra l'altro nel catalogo della mostra, saranno presenti alcuni saggi di studio sulla materia, uno dei quali fatto in collaborazione con i licei poliziani di Montepulciano. La presentazione dell'iniziativa, oltre che ospitata, è stata anche incoraggiata dal Consiglio regionale. È una manifestazione di alto valore culturale che ci consente di aggiungere un tassello di conoscenza, soprattutto di quelle che sono le testimonianze storiche del nostro territorio. In questo caso il segno indelebile lasciato dall'Ordine degli Agostiniani, e tutto questo in una riproposizione, ulteriore promozione di quello che è poi il pensiero di Sant'Agostino, dei valori religiosi, culturali di cui si è fatto portatore nel corso del tempo, perché ovviamente è un'opera eterna la sua. Quindi un ringraziamento prima di tutto alle istituzioni locali, ma anche alla Società Bibliografica Toscana, all'Istituto per la Valorizzazione delle Abbazie Storiche, perché non solo con questa manifestazione, ma con un lavoro prezioso che conducono ogni giorno, davvero consentono a tutti noi cittadini toscani di beneficiare di un compendio di conoscenze che poi ci rendono anche cittadini più consapevoli nel nostro agire quotidiano. Nei giorni scorsi è stata presentata un'altra tappa del progetto Carta dell'Identità Toscana. Ricordiamo di cosa si tratta. È un progetto molto interessante che ha coinvolto 10 scuole, ognuna proveniente dalle varie province della regione, ed è un progetto che ha alla base uno scambio culturale tra ragazze e ragazzi che a seconda dei casi si trovano ad essere promotori del proprio territorio verso la scuola proveniente dall'alta provincia e poi a loro volta ospiti, in un incrocio che vede scambiarsi esperienze,
conoscere quello che è la realtà culturale, turistica e soprattutto all'interno di un progetto di sviluppo sostenibile che afferisce alla legge del 7 febbraio 2023. È un progetto che segna anche il rinnovato rinnovata unità di intenti tra l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana e l'ufficio di vicepresidenza, la Fondazione Sistema Toscana e la scuola. Sì, i giovani che sono protagonisti, ringrazio il Presidente Mazzeo della possibilità che mi ha dato di organizzare e gestire questa progettualità fatta per i ragazzi, per la generazione Z che diventa protagonista di un percorso culturale identitario della Toscana, ragazzi che si conosceranno nell'ambito dei loro percorsi scolastici alla scoperta di territori della Toscana, entreranno in relazione con altri ragazzi e a loro volta saranno in grado di ospitare altre scuole, un interscambio fra province, un interscambio fra scuole, una collaborazione molto proficua con l'ufficio scolastico regionale e con la Fondazione Sistema Toscana. È la Toscana che si mette a disposizione dei giovani e rende i ragazzi protagonisti e l'esperienza più bella sarà a mio avviso poi raccontare quello che loro avranno vissuto, verrà fatto con canali moderni e tecnologici, saranno loro stessi protagonisti di un racconto della loro identità e della loro storia. Importante in un progetto così è naturalmente la diffusione e la condivisione dei prodotti, dei risultati. Sì, questo è un progetto per fondazione importante perché, come sapete, la Regione ci dà mandato a comunicare, divulgare e promuovere l'identità diffusa della Regione Toscana. Questo è un progetto ideale perché lavoriamo con 10 scuole, oltre 208 studenti coinvolti in itinerari che attraversano veramente tutta la Toscana. Pensiamo, vedremo nel calendario degli eventi che solo 4 sono nei capoluoghi, le scuole, il resto sono nella Toscana più diffusa. E anche gli itinerari riguardano i temi veramente più ampi, da quelli storici a quelli ambientali, paesaggistici, ricordano i personaggi siccome ricordano i singoli luoghi naturali e questo ci fa piacere. All'inizio del progetto, oggi stesso è in atto il primo itinerario in provincia di Arezzo e subito dopo, entro il 10 maggio, saranno completati e avvieremo la piattaforma online su cui tutto verrà comunicato. Due serate dedicate a Francesco Nuti per ricordarne la figura e l'opera cinematografica e per il premio a lui intitolato ed è stata proprio la figlia del regista Ginevra Nuti a consegnarlo a Claudio Bisio che era presente a Firenze. Mi chiedevano qual è l'eredità più grande di Francesco, mi viene da dire l'eclettismo, cioè nel senso nasce live, facendo spettacoli dal vivo, quello che piace anche a me, poi passa al cinema, alla televisione, insomma questo l'eclettismo mi sembra di ricordare da suo fan, da spettatore e l'essere sempre in ogni progetto a fuoco. La cosa bella di Francesco è un pochino anche mia quando ci riesco, è di far ridere la gente, cioè ridere è una cosa bellissima, no? Uno dei miei maestri è stato Dario Fo che diceva proprio di differenza tra dramma e comicità che secondo lui, io cito lui quindi, però sono d'accordo che è più facile far piangere, no? Se c'hai una storia drammatica, tragica e la dici bene e sei dentro, insomma, da Romeo e Giulietta, cioè uno che si ammazza per amore, che ha il veleno, le cose, insomma, e invece far ridere no, non è così facile, ci vuole cultura, ci vuole talento, ma anche sapienza autoriale di testi. La cosa bella di Francesco con i Giancattivi anche dopo, da solo, era proprio anche la scrittura che è anche cultura ovviamente, no? Però cultura leggera, perché no? Far conoscere mio papà magari ai più giovani, questo è un tema diciamo che mi sta molto a cuore perché spesso mi interfaccio con i miei coetanei e giustamente non lo conoscono e quindi è diciamo, per me una cosa molto importante. Mio padre, penso di poter dire che la sua firma principale è il fatto di essere un artista completo, quindi a 360 gradi, cantava, recitava, insomma lavorava come regista, dipingeva, scriveva, quindi questa è secondo me una delle sue caratteristiche più forti. Io spero che lui sia contento e fiero di quello che stiamo facendo per, appunto, per portare avanti la sua arte e per ricordarlo. Quindi spero che ci guardi e che sorrida.
Nel corso della prima serata è stato anche proiettato il film Casablanca, Casablanca, risale all'85. Bisio, che era in sala, ha ascoltato la videotestimonianza di Sabrina Ferilli, l'altra premiata. Di Francesco ricordo solo cose veramente belle, oltre a ricordare, questo mi fa piacere sempre sottolinearlo, che Francesco è stato l'unico rappresentante di una commedia molto elegante, molto sentimentale, mai volgare, diciamo così, tra virgolette, all'americana, che il cinema italiano ha avuto. E quindi gli va riconosciuto questo, è veramente un'unicità di regia e di stile nel raccontare appunto le storie d'amore, le storie della vita. Lo porto nel cuore, sono felice che ci sia questa rassegna dedicata a lui e sono felice veramente che la famiglia Nuti abbia pensato anche insomma di riconoscermi questa vicinanza che ho sempre avuto per Francesco, oltre che una vera e propria devozione. L'iniziativa è stata sostenuta con determinazione dalla Regione Toscana, Giunta e Consiglio. È un modo semplice per dire grazie a un ambasciatore della Toscana nel mondo. Non è stato soltanto un grande uomo di cinema, con le sue opere è riuscito ad emozionarci, a raccontare la Toscana ma a costruire poesia. È uno di quegli autori che porto nel mio cuore e uno di quegli autori che porta la Toscana nel mondo. Francesco Nuti è un'espressione dell'identità toscana, un uomo che da attore, da regista, da figura di straordinaria intelligenza, acume, sarcasmo e ironia è riuscito ad essere sull'ombra di un altro pratese, Curzio Malaparte, un maledetto toscano. Ma Francesco Nuti lo vogliamo ricordare proprio attraverso quello che vuole essere il suo respiro e la sua identità verso il futuro. Ecco quindi il premio, ecco quindi il ringraziamento alla sua famiglia, ecco quindi la necessità di pensare a Francesco Nuti come uno dei grandi toscani che attraverso la cultura ha saputo esprimere con grande schiettezza, forza ed energia l'identità del carattere toscano. Ci ritroviamo venerdì prossimo con Regionando, sarà il 26 aprile, ancora alle 21:10, dopo il nostro TG della sera.